ci occorrono 500 g di filetti di merluzzo surgelato oppure filetti di sgombro o di salmone. Poi 80 g di arachidi che andremo a ridurre in farina, 5 patate grosse non trattate perché ci occorrerà anche la buccia, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, spezie, io utilizzerò curry, curcuma, paprika e peperoncino. Se ce l'hai usa anche il rosmarino, a me è finito quindi ne farò a meno. 75 g di farina di riso e 75 g di farina di mais. Per intenderci quella per fare la polenta. Coltello e forchetta alla mano ed assaggio il fish and chips. Buonissimo, sia il pesce che le patate. Il pesce ha una panatura croccantissima. Io mi sono stupita di questa panatura perché la farina di mais già sapevo che rendeva più croccante, però veramente con gli arachidi rende tutto ancora più particolare, e anche con la farina di riso come hai visto dalla ricetta. Le patate invece sono molto saporite e croccanti al punto giusto. Poso la forchetta che dura che gesticolo. Io spero che questa ricetta ti sia piaciuta. Se è così, iscriviti e regalami un like e condividila sui tuoi social.